Buongiorno a tutti, freghi e freghe mie. Allora ragazzi, riparte il campionato, bentornata Serie B. Bentornata Serie B che ci sia mancata tanto a noi del Perugia, soprattutto a Kartal. Ragazzi, mi è mancata moltissimo, molto molto, di stare qui il giorno prima e il giorno dopo a stare insieme a voi e parlare del nostro grifo. Allora ragazzi, si riparte, ebbene sì, si riparte da una trasferta ostica, molto ostica, con i rivali storici di sempre, gli Asculane, gli Oliva Asculane. Ragazzi, domani si riparte proprio da lì e se vi ricordate avevamo lasciato Perugia Salernitana, vittoria per 1-0 dopo 5 sconfitte consecutive. Allora ragazzi, impressioni subito a caldo di quello che penso che sia domani. Allora ragazzi, io penso che domani andiamo a affrontare una squadra che comunque avevamo vista nelle ultime giornate finché c'era il campionato regolare, un Ascoli molto in difficoltà. Navigava male, forse anche peggio di noi, hanno perso pezzi importanti come Ardemagni e rischiavano anche di perdere Ninkovic. Ma tutto questo ragazzi, l'Ascoli navigava male, ma non è che noi navigavamo molto meglio di loro, assolutamente no. Noi ci siamo salvati con l'ultima partita andando a vincere con la Salernitana 1-0. Finalmente arrivavamo da una vittoria dopo 5 sconfitte consecutive. Che cosa si aspetta Kartal Curva Nord da questa partita? Allora, la partita che io sento, ragazzi, come ben saprete, Ascoli Perugia è una specie, diciamo, di una rivalità e un derby come non mai. Non è come quello della Ternana, però ragazzi, abbiamo una fortissima rivalità con questi qua che parlano da cuscini. Ragazzi, a parte lo sfottò, io mi auguro appunto di ritrovare intanto ragazzi appunto molto rilassati, anche se non si possa parlare di rilassatezza in questo momento difficile della vita, però mi auguro che i ragazzi sappiano offrire appunto a noi tifosi praticamente tutto il loro calore, perché noi abbiamo bisogno ragazzi di gioire in questi momenti molto molto difficili. Io sulle scacchiere tecniche di che cosa schiererà in campo il nostro mister Sers, ragazzi, non lo so, penso che comunque sarà il solito classico 3-5-2. Ho letto un po' di formazioni qua e là, ho visto che in attacco danno favorito Melchiorre. Mo non lo so quanto è attendibile. Io sinceramente farei giocare coppia d'attacco Iemmello, Falcinelli fin dal primo minuto e quant'altro. Leari, Mazzocchi, perché nell'ultima partita ha fatto molto bene. Niccolussi lo voglio al centro del centrocampo, come appunto intermedio del centrocampo, perché ha dei piedi secondo me e tecnica sopraffina come ragazzo, e quindi potrebbe appunto lanciare per le nostre punte. In difesa ho rivisto Rajan Kovic, speriamo che me sbaglio, perché io quello ultimamente ha fatto solo disastri. Nelle fasce, raga, laterali diciamo del 3-5-2, gli esterni alti non lo so chi mettere, oltre a Mazzocchi ragazzi in coppia con chi, non so veramente se metterci appunto anche un Rosi o Di Chiara o un Zita, ma vediamo che cosa si strulicherà il mister, ok? La formazione la lascio, che tanto qualsiasi formazione farà, lui saprà fare le giuste valutazioni che il gruppo lo sta seguendo dopo questo, da quando è ripartito gli allenamenti, quindi saprà qual è praticamente la giusta formazione. Inizia questo ciclo di questo mini campionato appunto che volgerà al termine, speriamo, con noi ai playoff, anche noi di puntare a questi playoff, perché tanto chi va in Serie A, la prima classificata, lo sappiamo già, è il Benevento. Noi dovremmo dare calcio spettacolo insieme a Crotone, Frosinone e tutte le pretendenti appunto ai playoff. Ragazzi, il mio auspicio è di
riniziare bene, soprattutto di non farmi arrabbiare come al solito, di vedere un gioco che non ha senso per me, quindi di giocare con la giusta tenacia e la giusta cattiveria che serve per avere almeno una salvezza tranquilla. Poi se si può osare di andare oltre la salvezza, di provare a metterci sul treno dei playoff, io ne sono il primo ad essere contento. Per come è andata la stagione, andare in zona playoff e lottare fino alla fine non sarebbe male per niente, però lo sapete tutti che nel calcio tutto è possibile. Quindi, caro Grifo mio, mi raccomando, cerca di concentrarti. Mancano 10 partite, 9 partite alla fine di questo ciclo. Io ti ho chiesto una sola cortesia, almeno ho pronosticato 5 vittorie di fila e quella di domani dovrebbe essere già la prima, anche se è un campo molto molto difficile. Lo so perfettamente, al Del Duca non sarà facile per niente, ma io non ho paura delle olivette ascolane, quindi domani l'olivetta, ragazzi, e vamo a mangiare i bacetti per uscire. Adesso togliamo da mezzo questo problema. Quindi, caro Grifo, domani come non mai ripartite come siete stati abituati. Fatemi vedere il Grifo di inizio stagione, proprio inizio, quindi dobbiamo andare all'agosto settembre scorso, dove abbiamo vinto 2 vittorie consecutive. E che vittorie contro chi? Chievo e Frosinone, mica male. Quindi se si riparte anche come avevamo iniziato, non sarebbe male per niente. Con questo, ragazzi, è tutto. Io spero appunto che il nostro Grifo possa ripartire alla grande. Un saluto a tutti i tifosi di Serie B di qualsiasi squadra. Buon fine campionato a tutte le squadre. Ma ricordatevi che noi ci siamo, il Perugia c'è e soprattutto Cardano c'è.